Quale potrebbe essere l'utilità degli indicatori del benessere sulle policy? Ma gli indicatori del benessere hanno una valenza strutturale, quindi non dobbiamo essere sempre ossessionati dalle variazioni di breve periodo, dobbiamo cercare di capire, soprattutto di fronte a una crisi lunga come quella che abbiamo in questo periodo stiamo vivendo, che cosa effettivamente sta cambiando nel sistema economico e quindi quali sono i punti sui quali dobbiamo portare la nostra attenzione, che non solo sono punti quantitativi, ma possono essere anche punti qualitativi, qualità della vita, elementi, diciamo, più di benessere in questo senso, piuttosto che elementi di ricchezza o di quantità di beni. Ecco, questa è la cosa che mi sembra importante e che forse non avevamo valutato quanto fosse importante quando abbiamo cominciato a fare queste rilevazioni. Invece, col passare purtroppo del tempo e il prolungarsi della crisi, mi sembra che questa valenza strutturale, cioè vedere che cosa effettivamente ci ha portato di bene o di male questo cambiamento così forte, questa crisi così lunga, mi sembra una cosa importante. E quindi il BES ci aiuta in questo? Ci aiuta a capire, non ci aiuta a migliorare. Grazie. Prego.